Ciao, manca pochissimo alla prima della nuova versione di una delle nostre migliori canzoni, il Rock and Roll di Arà. Quindi bisogna riscaldare l'ambiente e per questo vi vogliamo regalare un nuovo musical di Somos Tu e Io, un nuovo dia. Oggi è il turno del nostro musical romantico della stagione, nella versione classica interpretata da Cheryl e Victoria in un ambiente degli anni 50. E a seguire un episodio super interessante che non potete perdervi, ragazzi. E quindi ecco a voi la nuova versione del Rock and Roll di Arà. E adesso godetevi questo musical che è Groovy Groovy. Groovy. Es imposible de olvidar aquellas cartas que leí junto al mar. La estrella fugaz que se me perdió. No sé por qué hoy volvió. Hoy me di cuenta que perdí, que se fue el tiempo y nunca te conocí. Al verte otra vez tan cerca de mí, no sé muy bien qué sentí. Fue inmenso aquel tiempo que estuve sin ti. Yo vine a decirte que ya estoy aquí. Ese amor de nosotros lo voy a alcanzar. Quiero volver a empezar. Hoy quiero volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar.
Non posso crederci. Non può essere. Quei farabutti mi hanno manomesso la moto. Sì, ma quando? Sei arrivato da poco. Lo hanno calcolato. Chiaro. È così. Quelli hanno fatto in modo che io e te fossimo fuori gioco. Guarda, le tracce di un'altra moto. Era un piano e noi ci siamo cascati in pieno. Dobbiamo giocare quella partita. Forse è l'ultima cosa che facciamo. Per quanto riguarda voi, ragazzi, se vi manca un giocatore, a me dispiace moltissimo. Ma la partita non può essere giocata, sarà vinta al tavolino. E i vincitori sono quelli dell'altra squadra. Signor direttore, mi scusi. Qui nessuno vuole perdere. Io sono il quinto giocatore. Non è Candy, la ragazza della televisione? Oh, le piacerebbe. Qui non c'è nessuna Candy, quella è un'imbrogliona. Come fai a sapere che è un'imbrogliona? Beh, perché Candy è... Perché Candy non è così alta. Ma se è seduta, come fai a sapere se è alta o no? Semplicemente perché io sono un'esperta in materia e non c'è nessuno che può ingannarmi. È un impostore senza ritegno. Un'imbrogliona senza ritegno? Scusate, ragazze, ma non capisco. Quello che cerchiamo di dire è che è un falso, dal momento che non è stata invitata. A quanto pare qualcuno alle mie spalle è molto contento per l'arrivo di quella stupida sosia. Grazie a Victor, ora stiamo andando bene e come avrete notato siamo più vicini alla vittoria. Dobbiamo cambiare strategia. Sanno perfettamente tutte le nostre mosse. È un'ottima idea. Sicuramente qualcuno ha fatto la spia. Ora non ci interessa, Victor. Ragazzi, ascoltate. Dobbiamo mettere in pratica quelle mosse che Aran non voleva fare. Beh, ma Victor e Roberto non le conosco. Sì, Jorg, e poi tu lo sai che Aran è il capitano della squadra e a lui non piacerà affatto. Aran non è qui. Ciò che conta è che riusciamo a vincere. Chi credi di essere per sapere che cosa è meglio per la mia squadra? Traditore! Allora, disertore, chi ha detto che puoi giocare e dare opinioni sulla mia squadra? Senti, pagliaccio, io sto giocando perché tu non ti facevi vedere, quindi sta zitto, che è meglio, chiaro? Sì, Aran, si può sapere dove eri finito. Era con questo traditore. Aspettate, ragazzi, le cose non stanno così. Io stavo cercando Gustavo perché quei ricconi l'hanno abbandonato in campagna e mi hanno sabotato la moto per non farmi tornare. Come sarebbe a dire? Ma se Gustavo è complice di quei tipi? No, fratelli, è stato tutto un piano di Aran per ingannare i ricconi. Ah, un piano. Spiegatemelo allora. Adesso non c'è tempo, Jorge. Per il momento l'unica cosa che dovete sapere è che il vero traditore qui non è Gustavo, ma Roberto. Marigio, tiraci fuori di qui! Noi non volevamo sottoporci agli esami. Non vi sentirà nessuno. È inutile. Jesse, Marigio ci ha chiusi qui dentro con dei mostri dello spazio. Siamo spacciati, ragazzi. Calmami, Jed, sono io. Alfredo! Ragazzi, grazie per la dimostrazione d'affetto, ma mi state strangolando. Sì, scusaci, già, ma... Sì. Ma stai bene? Non ti hanno fatto niente. Quanto, Marigio, ti eri rinchiuso qui? Oh, questa è una lunga e bella storia. Tutto è cominciato questa mattina. Sono arrivato prestissimo a scuola per continuare le indagini sulle attività sospette di Marigio, senza che nessuno mi disturbasse. Usando la mia fotocamera a raggi ultrarossi, ho provato a determinare l'ubicazione del vortice spaziale
E in una delle mie fotografie ho fatto una scoperta sorprendente. Si trattava della porta che conduceva a questa camera. E io pensavo che potesse essere la porta di accesso al laboratorio dei sorgonauti. Quindi, con l'agilità tipica di noi ASI, sono entrato. Ma ho trovato soltanto un archivio con documenti misteriosi. E mentre li sfogliavo, ho sentito un OVNI che ha chiuso la porta e mi ha segregato qua. E questo è tutto? Sì, da quel momento sono stato chiuso qui. Certo, ma la creatura che ti ha chiuso è un extraterrestre. No, un OVNI, un organismo vivente non identificato, te l'ho detto. Questo vuol dire che non sai chi ti abbia rinchiuso. Corretto. Noi pensavamo che Mary Jo fosse una sorgonauta e ti avesse sequestrato. Ah, va bene, può darsi che mi sia sbagliato su un piccolo dettaglio. Ma resta ancora un mistero da risolvere. Cioè, come Mary Jo abbia avuto accesso a questo luogo. E cos'è che tiene fra le mani? Visto? Ve l'avevo detto che questo tipo era un venduto. E adesso gliela facciamo pagare, è chiaro? Le tue ex amichette credono di aver vinto la battaglia. Meglio per noi, perché ora che sono più sicure che mai è il momento perfetto per attaccarle e affondarle per sempre. E hai pensato a come fare? Non del tutto, ma fatemi prendere un bicchiere d'acqua e quando torno vi racconto come faremo a togliercele di torno per sempre. Ma guarda, Hendrik, Aran e l'altra tigre sono qui. Cosa? No, guarda capo, io ti giuro. Stai perdendo tempo, Aleandro. E sembra che abbiano scoperto anche Roberto. Bene. Così avete visto che tutti i traditori fanno una brutta fine, no? Voi non potete farmi niente qui davanti a tutti. È quello che credi tu. Fermati, traditore! Lascialo andare, Riccardo, lascialo andare, che dopo ci occuperemo di lui. Per il momento bisogna concentrarsi per vincere la partita. Spero che riconosciate che il mio unico intento era dirvi la verità e aiutare le tigre. Hai ragione, fratello. Ci siamo sbagliati su di te. Sì, Victor, scusaci. Sì, sì. Molto bene, fratello, però ti chiedo di ritirarti dal gioco perché non abbiamo bisogno di te. Gustavo gioca al posto del traditore e io torno al posto mio. E poi mi dovete spiegare chi ha chiesto a lui di giocare per me. Beh, sono qui per questo, perché sono io. Sono stata io a chiedere a Victor di giocare per te. Compare, perché devi essere tu ad affacciarti alla finestra? Sì, sei il più pesante. Però sono il più alto. Non ce la faccio più. Attento, no! Ragazzi, io temo che così non possa funzionare. Mi dispiace, ragazzi. L'unica che può liberarci è Mary Jo. Un momento. Questo vuol dire che Mary Jo ha una chiave di questo posto. Sì, l'abbiamo vista noi. Allora non è un caso, è un complotto. Se Mary Jo ha una chiave della scuola, significa che c'è solo una persona che gliela può avere data. E questa è... Barbarella! Perché non ci abbiamo pensato prima? Sono entrambe coinvolte. Ma dobbiamo dar loro una lezione. Bene, ragazzi, odio fare questa festa del gruppo, ma che faremo qui dentro? Beh, non ci può tenere chiusi per sempre. E io già ho un'idea per vendicarci appena usciremo. Ma insomma, che è successo? Che ci fate qui? Non c'è tempo per le spiegazioni, ma gli ASI apprezzeranno molto che ci aiutate a scappare. Andiamo! Via! Grazie mille, buon uomo! E adesso, ragazzi, buttiamoci nella mischia! Come stanno le cose, Cheryl? Tu non volevi sapere chi è stato a chiedere a Victor di giocare per te? Sono stata io, Aran. C'è qualche problema? Sì, sì, e anche molto grande. Ma per favore, piuttosto dovresti essermi grato per averlo portato qui e per aver salvato le tigri. Va bene, basta, Cheryl. Ho fatto solo quello che dovevo fare. Sì, è vero, Victor. Ma se tu non accettavi, le tigri venivano squalificate. Senti, Regina, se non giocava lui, giocava qualcun altro. E sono sicuro che avrebbe fatto di meglio. Aran... Ma che razza di ingrato sei? Dai, basta, Cheryl. Lasciagli pensare quello che vuole. Bene, non ho altro da fare qui, con permesso. Aspetta, no, ma Victor... No, la cosa più importante è che si sia risolto tutto. L'impostore è stato scoperto e insomma, adesso lo sapete di che sono capaci quei ladri pur di vincere. Occhio, eh? Victor. Ci vediamo. Victor! Victor! Victor, fratello, ora te ne vai e ci lasci qui da soli. Non è una bella mossa, tigre? No, non chiamarmi così, Jorge. Io non faccio parte delle tigri. Ma perché tu non lo vuoi? Un motivo ci sarebbe, ma... Sta tranquillo.
Sta tranquillo, io non sono sleale come gli altri. E sarò sempre lì, a sostenervi fino alla fine. Non sei ancora stanco di fare brutte figure, vero? Che cosa volevi che facessi? Non hai detto tu che è la mia specialità, cara la mia Cheryl? Aran mi delude ogni giorno di più e non capisco perché noi regine siamo ancora disposte ad aiutarti. Calma, calma, piano. Sei arrogante, lo sai? Beh, preferisco essere arrogante che un egoista come te. Ed è triste. Ma con un capitano così, dubito che la squadra della scuola vinca la partita. Ah, regina. Temo che questa scenata dimostri che Victor ti piace ancora. Ma spero che non sia così, perché con me non è conveniente scherzare. Ciao, come va, Victor? Ciao! Questa partita è messa peggio di una macchina che va olio, no? Mm-hmm. Ma almeno le tigri sono al completo e stanno giocando come si deve. Sì, è da vedere. No, di sicuro rivolteranno quei bambocci come dei calzini, dai. Ascolta, lo sai che ti voglio chiedere scusa per la mia uscita di stanotte, per via di Aran, Jorge e tutto il resto? No, non preoccuparti, Ross, l'ho dimenticato. E comunque, anch'io l'ho fatta grossa, come dici tu. Ah, sì? Certo, io non ho motivo di dirti con chi stare o con chi no. Non sono affari miei. Ah, allora qua la mano. Sì, qua la mano. Ma il fatto che Aran ti viene a cercare non mi piace. Sul serio. Ma sta tranquillo, perché è già tutto risolto. Però in effetti c'è qualcosa che mi frulla in testa e mi crea come un subbuglio nello stomaco. Dimmi, Rossi, cos'è che ti preoccupa tanto? Beh, lo hai saputo che ho perso una scatolina, vero? È marroncina, di questa grandezza. È quadrata e si apre e chiude così. E niente, mi serve. Tu non l'hai vista? No. Beh, penso di no. Ma se vedo qualcosa di simile ti avviso, d'accordo? No, di questo sono sicurissima. Va bene, Ross, ne riparliamo. Devo salutare una persona. Ma se non ho finito di raccontarti tutto, Victor! Va bene, vattene. Candy! La cosa più bella che mi è successa oggi è rivederti qui. Come stai? Molto bene, non mi vedi? Finché non sei arrivato tu a rovinarmi la giornata. Scusami, però va tutto bene, Candy. È quello che vorrei sapere anch'io. Candy, questo soggetto ti disturba, perché se è così te ne libero subito. Oh, mio salvatore! Passavo di qui e questo soggetto mi stava disturbando un pochino finché non sei arrivato tu. E sono sicura che presto tutto cambierà. Certamente, bellezza. Io ti porterò nel luogo che meriti, perché conosco un posto che ho in serbo soltanto per te. Per me soltanto? Per te soltanto. Lontano dalle brutte sorprese come questo tipo. Attento a quello che dice, amico. Candy, andiamo prima di scadere in una scena di cattivo gusto. Come vuoi tu, Hendrik? Possibile che una come Candy stia con uno sbruffone del genere? Ma che ci trova Victor in quella smorfiosa quattr'occhi? È una mucciosa viziata senza il minimo pregio. No, aspetta. Ci deve pure essere una spiegazione. Candy non si comporta in modo così strano. Oh, certo che c'è. Se vuoi conoscerla, vieni con me, ma sbrigati! Guarda un po' chi c'è qui. Finalmente è arrivato il capitano. Sei contenta di vedermi? Molto. Sai, la partita senza di te è un vero disastro. E poi l'intermezzo delle regine fa venire proprio sonno. Sul serio? A quanto pare tu non sei venuta con loro. Come mai? Oh, Ranuccio, in tua assenza sono successe delle ingiustizie e la tua adorata Cheryl mi ha cacciata dal gruppo. Che ne pensi? Come va, leader? Non mi aspettavo di rivederti. Cosa c'è? Per caso non posso entrare qui? Sì che puoi, ma avevo capito che tu fossi in viaggio con la tua famiglia. Il fatto è che il mio viaggio è stato cancellato. È strano che tu non abbia avvisato né Vanessa né me. Dico, visto che siamo le tue assistenti. Esattamente, siete le mie assistenti. Pertanto non sono tenuta a darvi spiegazioni di quello che faccio o non faccio. Aspetta un momento, imbrogliona. Tu da qui non esci senza dirmi chi sei veramente, chiaro? Cheryl ha osato estrometterti dalla banda. La solita faccia tosta. Me lo aspettavo. Meno male che ci sei tu per ristabilire l'ordine. A cosa ti riferisci? Dai, Aran, mi sembra la cosa migliore che tutti sappiano quello che c'è tra di noi. Senti, Kelly, penso che tra noi non è successo né succederà mai niente.
Basta, Aran, vuoi fare il finto tonto? Tu stesso mi hai detto che questo era un segreto. Ma se non ti ricordi, ti aiuto io a ritrovare la memoria. Aran, io e te ci siamo baciati. Questo lo chiami niente? Cosa hai detto, Kelly? Voi due vi siete baciati!